sente? Bene. Buongiorno a tutti. Benvenuti a questa sorprendente presentazione. Ho il, diciamo, devo dire la verità, il vicepresidente Marco Ferrari ci ha tenuto sulla corda per molto tempo, perché forse un mese fa o anche di più, detto, ho un qualche cosa che vi farà sbalordire, e non ci ha voluto dire chi sarebbe stato il nostro main sponsor. Quando qualche giorno fa sono venuto a saperlo, mi sono anche emozionato, perché Aon in gaelico significa unione, no? E unione per lavorando insieme per raggiungere certi obiettivi. Mi sono sentito coinvolto emotivamente in questo loro progetto. Voi sapete che Aon è stato sponsor del Manchester United per 5 anni, ed è avere ora questo marchio nello scudo crociato, credo che sia un qualche cosa di incredibile, qualcosa che ci riempie veramente di orgoglio, qualcosa che ci fa piacere. E mi auguro veramente che questo connubio, che questa unione possa veramente dare a noi soprattutto, ma anche a loro, grande soddisfazione. Io non so, e non mi sono neanche mai voluto informare come sono avvenute le cose, e per questo lascerò la parola a Marco Ferrari, che è stato lui l'artefice di questo successo, che io ritengo già veramente un grande successo. Quindi io, ripeto, sono veramente felice di questa possibilità che Marco Ferrari ci ha prospettato, e ora ascoltiamo da lui e poi dai dirigenti di questa azienda come è successo e cosa è stato possibile, come è stato possibile raggiungere questo traguardo. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di essere qui. Io mi unisco all'orgoglio di Nebbio per aver coinvolto nel nostro viaggio un marchio così globale e prestigioso. E vorrei ringraziare Carlo Carolino, che è il presidente di Aon, che oggi non è qui, e vorrei ringraziare anche tutti i soci di Nuovo Inizio, in particolare Paolo Pizzarotti, Guido Barilla e Giampaolo Dallara, che nelle settimane scorse, attraverso numerosi incontri, si sono prodigati perché ci fossero le condizioni per raggiungere questo accordo di partnership. Aon mi consentirà di ringraziare anche un'azienda che è Navigare, e una persona che è l'amministratore delegato di Giacomo Maurizio, che ci ha dato la possibilità di cogliere questa opportunità. Come sapete, Navigare era il nostro main sponsor della stagione precedente, ci ha aiutato nel momento più difficile di ripartenza, e oggi ci dà la possibilità di cogliere questa opportunità pur rimanendo all'interno della grande famiglia del farmacalcio. Venendo invece ai contenuti dell'accordo, è un accordo impostato su base triennale e si sviluppa su due direzioni. Da un lato c'è una forte comunanza di valori, tra i valori che sono alla base del progetto del farmacalcio, valori di integrità, i valori di determinazione e di trasparenza, che sono gli stessi valori di Aon. E quando un progetto riesce a portare dei valori e dal punto di vista del branding, i marchi, anche marchi così globali e prestigiosi, hanno piacere ad associarci, per noi è una cosa molto importante. C'è poi un altro aspetto più concreto e operativo. Aon è il leader mondiale nei servizi di brokeraggio assicurativo, e è un'azienda globale, presente in 120 paesi, ma attività, come spiegheranno Enrico e Tommaso, molto importanti in Italia. Palma è un territorio con un tessuto industriale molto forte, fatto di aziende grandi e di aziende medio piccole.
E il Parmacalcio oggi, per la composizione della società, è una piattaforma privilegiata per entrare in contatto con queste aziende. Quindi stiamo lavorando anche su questo tipo di direttrice, con l'obiettivo di aiutare a sviluppare il suo business nel territorio, aiutare le aziende offrendo dei servizi vantaggiosi e di conseguenza poi aiutare anche il Parmacalcio. Lascio la parola a Enrico, amministratore delegato di Aon Italia, che ci racconterà più nel dettaglio di cosa si occupa Aon e su che basi inizia questo percorso insieme. Allora, buongiorno a tutti. Io in realtà non vi volevo fare una lunga storia su quello che facciamo, perché credo che avremo un rapporto di lunga durata, perché io avremo modo di conoscerci molto bene. È una azienda molto grande, siamo quasi 70.000 nel mondo e comunque siamo più di 1.400 in Italia, per cui è una realtà significativa. E il nostro approccio è definito global, cioè ci piace essere un'azienda globale che fornisce soluzioni alle imprese che hanno bisogno di affrontare le sfide di oggi, le sfide di domani, che sono quelle della globalizzazione, dell'internazionalizzazione, della digitalizzazione, con soluzioni adeguate, però con un approccio locale. Per questo quando ci siamo conosciuti penso ci siamo piaciuti subito. Non credo che abbiamo potuto trovare un miglior match di quello che abbiamo trovato qui. Veramente condividiamo questa iniziativa perché ci piace più di tutto l'idea di voler fare del Parmacalcio il punto di ripartenza di una comunità. Cioè, noi crediamo veramente in questa cosa prima di tutto. Crediamo ovviamente nello sport, crediamo nel benessere, fa anche parte del nostro modo di lavorare. Noi diamo soluzioni per le aziende, per le organizzazioni, ma anche per le persone, per cui abbiamo anche una proposizione che mira di fare delle aziende, delle comunità private che danno servizi ai loro dipendenti e alle persone. Perché oggi, soprattutto dove lo Stato viene a mancare, le pensioni, la salute, eccetera, eccetera, l'azienda deve giocare questo ruolo di centralità. Quindi questa idea di questo nuovo inizio, di queste aziende che si prendono la responsabilità di far diventare di Parma lo strumento per far diventare la città di Parma una città che dà dei servizi, come storicamente avete sempre fatto, vi ricordo, siete stati la città che ha avuto la migliore qualità della vita non so per quanti anni, che da bambino le dicevo che dovevo andare a vivere a Parma, perché è sempre un numero in classifica. Abbiamo perso qualche posizione. Ma li riprenderete, perché avete questo spirito che è veramente pazzesco di voler fare anche con i vostri imprenditori queste iniziative. Questo mi ci ha colpito. Siccome noi vogliamo essere presenti localmente, siamo global, ripetiamo, e abbiamo un ufficio a Parma, nel quale crediamo molto, vogliamo dare soluzioni alle vostre imprese, vogliamo dare soluzioni alle persone che lavorano dentro le vostre imprese, non potevamo trovare un match migliore con voi di questa sponsorizzazione. Cioè siete esattamente nei nostri valori, siete nel nostro DNA, ci siamo innamorati di questo progetto, ci abbiamo creduto subito, tant'è voler fare un accordo triennale, e quindi grazie da parte nostra, è veramente una bella opportunità. Siamo convinti che insieme con voi faremo qualcosa di straordinario. Sapete che le assicurazioni sono un po' delle scommesse, no? Calcolate. Noi siamo maestri di queste scommesse. Crediamo di aver fatto un'ottima scommessa. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono Tommaso Mengoni e sono qui a rappresentare, diciamo, l'ufficio locale di Parma. Sono entrato in Aon recentemente, a febbraio, e devo dire che ho trovato fin da subito un ambiente molto positivo. E diciamo che questa opportunità vorrei innanzitutto ringraziare sia l'Aon come corporation, sia il Parmacalcio, perché questo accordo davvero per noi è un motivo di entusiasmo, per noi, per i miei colleghi qua localmente. E sono sicuro che da questa opportunità riusciremo tutti a trarre dei risultati, dei valori positivi, soprattutto per la comunità. E quindi in questo momento voglio veramente portarvi e comunicare quello che è tutto l'entusiasmo mio e dei miei colleghi. Aon sta investendo molto qua e sicuramente vogliamo crescere e farlo insieme in partnership con voi. Un messaggio molto semplice, ma ci crediamo molto in questo assumendo anche delle persone, assumendo anche dei giovani.
dargli delle competenze, farli lavorare in queste comunità. Questo è quello che vogliamo fare con voi. Abbiamo parlato troppo, no, ma tipico degli assicuratori. No, assolutamente, nel senso che credo che sia passato il senso profondo di questo accordo, nel senso che oggi bisogna avere un po' di fantasia e secondo noi questa operazione ha quattro direttrici di beneficio. Ovviamente c'è quella del parmacalcio, nel senso le sponsorship per noi sono un'entrata fondamentale soprattutto in questi campionati, lo sponsor stesso che vuole crescere in un territorio, le aziende che avendo a che fare con un leader possono avere vantaggi e condizioni migliori, e il territorio stesso, perché se le aziende ricominciano a investire a Parma ne beneficia tutta la comunità. Quindi questo è molto in linea con la nostra strategia. Noi abbiamo finito, se ci sono domande siamo ovviamente a disposizione vostra. Buongiorno, sono Nicola Fabris di Parma Fantasy. Per quanto riguarda l'accordo, mi ero da chiedere le cifre, ma secondo me sono segretate, però le chiedo comunque. E nel caso, nell'accordo triennale, volevo chiedere a voi di AON se appunto credete fortemente, pare almeno dall'accordo che avete strappato, nella risalita del Parma anche verso le categorie maggiori. Evidentemente sì, crediamo assolutamente in questo. Aspetta, sicuramente per noi la parte dell'accordo legata proprio all'idea di questo gruppo che è fatto di imprenditori, di imprese, del Parma, eccetera, è la componente di business più interessante. Siamo un'azienda che non ha mai avuto per caratteristica, a parte il tema molto specifico del Manchester United, una grande esposizione mediatica. Ovviamente siamo molto contenti di potersela avere, soprattutto in un contesto così. Per risponderle, siamo molto, molto, molto nell'attesa che questa rinascita cresca. Insomma, noi crediamo nei passaggi di categoria, insomma, puntiamo su quella, è la scommessa che vi dicevo prima, no? Per la risposta, Nicolò, noi come nostro costume non divulghiamo cifre, nel senso l'accordo è triennale, evidentemente l'accordo prevede diverse impostazioni in base alle categorie in cui eventualmente, auspicabilmente, Parma sarà nei prossimi tre anni. Dario Brunelli di Sky Sport, buongiorno. Una domanda particolare perché insomma è un po' il tema del momento nel calcio italiano, no? Cioè gli stadi di proprietà. AON ha mai pensato di poter intraprendere questo tipo di iniziativa in uno stadio come magari si chiamerà AON Stadium, faccio per dire, e chissà, magari farlo nel Parma. Esiste uno stadio che è AON Stadium che ha una certa... Esatto. Ma proprio si chiama AON Center. Non ci abbiamo pensato perché questa è un'opportunità che è nata abbastanza recentemente. Ripeto, poi ci siamo talmente trovati d'accordo, in sintonia, che l'abbiamo presa al volo, nonostante la sua complessità organizzativa, anche economica, eccetera, eccetera, abbiamo subito, ce ne siamo subito innamorati, quindi queste sono valutazioni che faremo successivamente, tutto è possibile. Sono due anni che ti riparo. Marco, in questo accordo hai già anticipato un po' la risposta, ci sono degli step che sono dati dai risultati. Questo vi, tra virgolette, obbliga ad investire quello che prenderete l'anno prossimo, no? dalla sponsorizzazione. Cioè, se Parma vendi, l'anno prossimo prenderete di più, questo mi sembra di aver capito, quindi puoi già pensare di investire in anticipo. Bene, questo credo sia sostanzialmente naturale, nel senso al tempo stesso. Qua ci siamo trovati molto bene. Noi non dobbiamo scordarci le basi da cui siamo partiti. Abbiamo sempre detto, nel senso, vincere nello sport è importante, nel senso, spesso non basta partecipare, però come vinci è fondamentale. Nel senso, noi non dobbiamo avere l'ossessione di dover vincere a ogni costo. Vincere non è solo un fine. Ma se tu lavori su certe cose, che sono le cose alla base della nostra filosofia, della filosofia di Nebbio, se tu crei un gruppo
che è davvero unito, che mette l'obiettivo davanti agli interessi del singolo. Siamo attentissimi in questo, siamo attenti anche ai giocatori che stiamo inserendo in squadra. Ecco, se tu crei quelle condizioni, allora vincere diventa una conseguenza di qualcosa di più solido. Faccio l'ultima domanda. Questo modello che state portando avanti, no, che è un po' unico, perché vedere un'azienda come Amo che sponsorizza la Lega Pro, vediamo che magari parla una piazza di vita, ma effettivamente c'è qualcosa di più di una semplice sponsorizzazione. Quanto è difficile da portare avanti questo modello alternativo del calcio? È complesso, nel senso, io devo ringraziare l'entusiasmo che hanno avuto tutte le componenti di un progetto del genere, gli azionisti più grandi, gli azionisti piccoli di Parma Partecipazioni Calcistiche, che la settimana prossima presenterà delle novità importanti, i tifosi. Parma ha fatto squadra. Quando fai squadra è più complesso, perché devi gestire tante tante identità diverse. Per ora è anche estremamente gratificante, perché stiamo riuscendo a dimostrare che una città può reagire a una piccola, perché si fa comunque parte del mondo sportivo, tragedia, e quello che è accaduto a Parma Calcio, in modo veramente collettivo. Quindi è sicuramente complesso, ma per ora non difficile. Quando ti davano una pietra di questa società così moderna? Quando? Quando ti davano una pietra di acquistare questa società così moderna? Sarà buona la società? Non sarai in vendita. Sarà per ora non è assolutamente un tema, non c'è stato nessun interesse, ma ne sarebbe valutato in questo momento. Sono Sandro Squeri, ministro delegato di Parma Associazione Calcistiche, società di insegnamento diffuso che accompagna il percorso di questo progetto, di nuovo progetto. Da parte mia vi do il benvenuto, per ovviamente in bocca al lupo per questa avventura. Con Marco questi giorni ci siamo visti, anzi praticamente ci vediamo tutti i giorni. Sapevo di questa, diciamo, grossa novità, non avevo ancora potuto verificare, diciamo, la credibilità del nome, però immaginavo che fosse il vostro gruppo. E quindi ringraziamento da parte di tutti i nostri soci. Vi ricordo che all'interno del nostro gruppo ci sono aziende importanti, aziende con centinaia di dipendenti che lavorano in tutto il mondo, delle vere eccellenze. E quindi io sarò testimone, sarò anche un promotore per veicolare, diciamo, il vostro marchio all'interno delle aziende che sono, diciamo, con entusiasmo all'interno del Parma Partecipazioni Calcistiche. E questo sarà poi oggetto nei prossimi giorni anche di incontri, magari no, CDA, eccetera. E più tra l'altro rappresento anche piccole e medie imprese all'interno della più grossa associazione di categoria di Parma, che è Unione Promesse Industriali, perché penso che sia giusto e doveroso che anche i piccoli abbiano il loro spazio. Io ho una micro impresa, sono una decina di persone, familiare, però è molto bello perché vivere, diciamo, dentro l'associazione, perché è un modo per confrontarsi, per scambiarsi opinioni e per trasmettere emozioni, passione. Io all'interno dell'associazione porto avanti tanti amici che condividono con me questo progetto all'interno di PC di Parma Calcio. Quindi vi do vi ringrazio per aver accettato questa scommessa insieme a noi. Ringrazio il presidente, che ovviamente è sempre senso e ovviamente avvale tutte le decisioni, ma ringrazio il mio amico fratello Marco Ferrari, che so quanto tempo, quanta passione, quanto cuore ci ha messo in questa iniziativa che ancora una volta ha vinto, e questo è un po' il nostro stipendio, no? Noi ci portiamo a casa queste soddisfazioni che sono quasi il nostro stipendio e la nostra busta paga. Quindi grazie ancora, bocca al lupo. Grazie tante. Avevo un'altra domanda per voi, Diamo. Adesso io non so come, sono un po' ignorante in materia, lo ammetto già in anticipo, però decisioni di questo tipo, soprattutto in colossi del genere, immagino che devono passare anche dalla, non dico dalla sede principale, però insomma tutto va comunicato. E a un gruppo come il vostro, che è stato sponsor, lo diceva lei prima, anche del Manchester United, come avete comunicato questa opportunità di
essere sponsor di una squadra di Lega Pro, quindi una categoria diversa, e quanto ha aiutato il fatto che il Parma comunque adesso è Lega Pro, sì, ma fino a qualche anno fa, insomma, lo diciamo spesso guardando le foto appese anche a questa sala stampa, in Europa insomma contava parecchio. È una squadra prestigiosissima, cioè non è che abbiamo comunque valutato una squadra non prestigiosa, cioè questo prestigio rimane nei libri ed è indissolubile. Giustamente Marco ha citato, e ne approfitto quindi per portare anch'io i saluti del dottor Clavarino, che è un italiano, che è il presidente esecutivo di E.ON in UK ed EMEA, quindi vuol dire tutto il mondo dell'Europa più l'Africa e il Middle East. Quindi anche all'interno di E.ON c'è un bel pezzo di Italia importante, questo signore quindi già da solo, per primo ha creduto in questo progetto e rappresenta uno dei top manager della E.ON nel mondo. Ovviamente io insieme con Carlo abbiamo parlato anche ieri mattina alle 6 del mattino con Chicago, quindi abbiamo evidentemente raccontato questa storia. Non è stato assolutamente difficile raccontargliela, perché come vi dicevo questa è una storia di un'identità di intenti, cioè noi come E.ON crediamo veramente nell'importanza di stare vicino alle aziende e alle persone. A differenza dei nostri competitor siamo molto locali, abbiamo appunto un ufficio a Parma, noi l'abbiamo aperto oggi, ce l'abbiamo sempre avuto, ce l'abbiamo a Modena, ce l'abbiamo a Bologna, ce l'abbiamo a Milano, abbiamo 26 uffici in Italia. E la nostra identità stare vicino alla comunità con cui vogliamo lavorare. Pertanto non è stato difficile a chi ha nel suo DNA questi elementi spiegare che noi volevamo stare vicino a Parma, che è un'eccellenza in Italia. Noi siamo veramente, credetemi, non c'è piacere, siamo veramente contenti di questa iniziativa che ci rappresenta. È esattamente il modo con cui lavoriamo. Con Mario abbiamo parlato di win-win-win, cioè dobbiamo vincere tutti, deve vincere Parma, deve vincere evidentemente la città di Parma e le imprese e le persone di Parma e deve vincere la E.ON. E questo è il modo migliore di fare affari, dove tutti vincono. Io non ho mai visto un buon affare dove uno stravince e l'altro perde, cioè lo fai una volta un affare così. Gli affari buoni sono quelli dove ci sono dei buoni partner e noi crediamo, siamo certi di averli trovati, per cui contentissimi. Grazie. Se ci possono fare domande anche su caso, su sentito, visto che abbiamo una voce istituzionale, anzi due, possiamo approfittare. Volevo sapere un attimino, io sono venuto tu prima, ma non è buongiorno, volevo sapere un attimino un po' le impressioni di questo inizio di stagione, anche perché ricordo che il presidente diceva sempre che eravamo partiti il 5 agosto con 4-5 giocatori, adesso giocatori ce ne sono un po' di più. Quali sono le sue impressioni, presidente? E poi con lo sponsor così forse aumento un po' la pressione, vincere è doppio a questo punto. Ma io sono venuto ieri l'altro giorno, no, alla presentazione della squadra, al primo raduno, e ho parlato con la squadra e li ho guardati in faccia, ho stretto la mano a tutti, ho dato il bentornato a quelli che c'erano l'anno scorso e il benvenuto ai cinque nuovi, che ho chiamato per nome perché ritengo che guardare in faccia le persone che sono arrivate rende loro una responsabilità grande, perché noi l'anno scorso, appunto come dicevi tu, abbiamo costruito qualcosa di straordinario, di indimenticabile. Quelli che sono arrivati, e forse qualcuno arriverà ancora, hanno una responsabilità molto grossa e questo loro lo sanno. Devono comportarsi da uomini come si sono comportati il gruppo dell'anno scorso. E quindi la prima impressione mia è stata veramente molto molto positiva. Sono arrivati giocatori di grande qualità, ma di qualità soprattutto uomini, perché prima di arrivare a firmare il contratto con i nuovi abbiamo fatto la radiografia delle loro persone. Quindi io veramente mi auguro di non aver sbagliato, diciamo che non vorrei attribuire i meriti, ma con Lorenzo e Andrea lavoriamo da molto tempo a quello che sta nascendo in questo momento. Abbiamo avuto anche molte delusioni, perché il mondo del calcio, noi cerchiamo di essere puliti, no? E siamo felici di avere un'azienda che ci aiuta ad essere uniti, come la loro parola questo significato. Noi vogliamo essere puliti, però il mondo del calcio purtroppo non è così pulito come vogliamo essere noi, e dobbiamo attraverso le esperienze negative maturare, però non dobbiamo cambiare il nostro modo di fare. Prima Marco ha detto una cosa che mi piace molto: vincere è bello, ma è il modo in cui si vince che è ancora più bello, no? E noi vogliamo vincere a modo nostro, come abbiamo fatto l'anno scorso, e
quindi quest'anno è chiaro che il Parmalat vuole vincere la città, vuole vincere, ma la città sta già vincendo. Io credo che l'entusiasmo che si è creato e che sento ancora, ancora crescere intorno a questa situazione veramente mi dà grande fiducia. Quindi io dico, siamo ai primi due giorni di allenamento, vedo entusiasmo, vedo, vedo la gente che lavora con grande intensità. Abbiamo migliorato molto sotto l'aspetto tecnico, anche a livello di preparazione, ci sono arrivati nuove persone che aiuteranno Gigi, che aiuteranno anche noi a, a fare tante cose. Quindi direi che le basi sono state messe, sono basi importanti. E dopo valuteremo, vedremo, ma comunque io sono convinto che faremo le cose come, come si è giusto che facciamo. Quando lei parlava di, l'ultima domanda, parlava di emozioni, si riferisce, non so, a Sansone, mi viene così, ovviamente l'ultima reazione di mercato magari che sembrava restare determinato poi è saltato. No, non sono queste le delusioni, sono le persone che ti deludono. No, quando, quando tu hai un rapporto con una persona e questa persona viene meno a un comportamento, ecco, queste sono le cose che a me fanno più male. No? E quindi abbiamo imparato che nel, nel mondo del calcio bisogna essere molto concreti, bisogna essere come perché non, noi non vogliamo cambiare il nostro modo, la nostra filosofia di operare, perché ci ha portato consensi. E ci sta portando consensi non solo in Italia ma anche nel mondo. No, però ecco, ripeto, le delusioni servono a, a farti capire che non ti puoi fidare di certe persone. E quindi diciamo sono delusioni che magari servono un po' di tempo per metabolizzare, per dimenticare, però servono anche a farti crescere. Grazie mille.